a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un video nel quale vorrò effettuare un nuovo make-up. Questa volta però le protagoniste saranno le labbra. Vorrò utilizzare il Ruby Woody MAC, ossia questo qui. Secondo me questo rossetto è il rossetto rosso per eccellenza. Ho veramente la fissa per questo rossetto. Non utilizzo un rosso che sia diverso da questo. Forse li ho comprati per cercare qualche sostituto, in quanto questo costicchia un pochino e in inverno soprattutto lo utilizzo tantissimo. E in inverno mi piace in particolar modo truccare le labbra, perché secondo me sulla pelle pallida le labbra più marcate ci stanno decisamente meglio. Non mi perdo in chiacchiere, passiamo alla realizzazione. Come fondotinta andremo ad utilizzare il fondotinta di Puro Bio Cosmetics. Questo è un fondotinta del tutto naturale, in quanto non contiene paraffina, parabeni e tutte le varie schifezzole che troviamo solitamente in tutti i fondotinta, nella maggior parte dei fondotinta. Per chi ha la pelle molto secca, secondo me non è tanto indicato, in quanto è un prodotto molto molto secco. Non mi perdo in chiacchiere. Andiamo alla stesura. Io per stenderlo utilizzo una spugnetta, però inumidita, proprio perché io non ho una pelle molto grassa e una pelle piuttosto mista, tendente al secco. Quindi, appunto, per poterlo stendere bene ho bisogno che la spugnetta sia inumidita. E se non erro ne ha soltanto 3 di colorazioni, se non addirittura 2. Comunque io prendo quella di più scura perché ho una carnagione solitamente anche in inverno non proprio bianca, anzi, però vi assicuro che non è così bianco come sembra. In verità ho sparafisciate un bel po' di luci. Questo è il Sublime. Anche questo c'è bisogno di utilizzare la spugnetta inumidita perché è un prodotto molto molto secco. Per questo appunto non lo consiglio assolutamente né il fondotinta né appunto il correttore a chi ha una pelle molto molto secca. Ho già effettuato la base, ho come illuminante questa palette di ombretti di Essence. La 01 si trova di 2 colori, insomma questa con i dorati e i bronzi e poi quell'altra che ha delle colorazioni più scure. Utilizzerò ovviamente la parte più luminosa, questa qui. Sugli occhi andremo a mettere questo ombretto in crema della Wycon, questo è il numero 15, è un color champagne. Con questa palette, questa è di Make Up Revolution, fatta in questo modo. Andrò a prendere un marroncino chiarissimo.
questo qui e andrò a sfumare soltanto un pochino questa parte qui, perché la parte iniziale la voglio così luminosa, voglio incentrarmi su quello, insomma, delle labbra. Con un pennello da sfumatura prendo lo stesso marroncino, però quello su un pochino più chiaro, e vado a sfumare tutto. Un tocco di profondità allo sguardo. È luminosissimo, mi piace tanto davvero, è veramente super luminoso. E poi farò la stessa sfumatura su quest'altro occhio e con un pennello da sfumatura vado a sfumare tutto quanto. Voglio un effetto appunto davvero lieve, perché andremo ad esagerare con le labbra. Andremo con un ombretto più chiaro di questa palette. Prenderò questo qui luminoso, qui nella parte iniziale dell'occhio, questa parte qui, e renderla più luminosa. E con un pennello così fatto a punta andremo ad inserire un po' di marroncino chiaro anche sotto la rima inferiore, in questo modo. Adesso un mascara che sto provando già da un po' di Kiko, ma che non mi sta facendo particolarmente impazzire, infatti lo devo utilizzare e dovrò smaltirlo il prima possibile, perché non mi sta piacendo più di tanto. Non mi piacciono i prodotti molto liquidi a livello di mascara, intendo, e poi proprio grumoso, vero che a me piace l'effetto strong alle ciglia. Questo è il trucco occhi terminato, molto molto semplice. Ho messo giusto un filino di mascara anche sotto per allargare lo sguardo, mi piace davvero tanto. Adesso andremo ad incentrarci sulle labbra.
il make-up terminato, a me l'effetto finale piace davvero tantissimo. Il rosso è proprio amore, amore, sempre amore, perché non vedo l'ora ogni volta di poter trovare l'occasione per poter mettere il rossetto rosso. Io adoro il rossetto rosso, lo metterei spessissimo. Inutile negarlo, c'è sempre bisogno di trovare un'occasione per mettere il rosso. È vero che se ho voglia lo metto indipendentemente dall'occasione, eccetera, quindi anche se devo uscire e a fare, insomma, non so, a bere un caffè, lo metto se ho voglia, però insomma è molto particolare, quindi devo attendere l'occasione, e qualora arriva l'occasione, per me è lui il rossetto prediletto per le occasioni, quando voglia appunto di esagerare con le labbra, e ricorro sempre al rosso, che secondo me, come per quanto riguarda le camicie bianche, non tramonta mai. Nulla ragazze, spero che il video vi abbia tenuto compagnia, vi mando un bacione, alla prossima!